Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Leggende Pokémon Arceus. Nello scorso video abbiamo catturato i tre Pokémon dei laghi e il Pokémon Vulcano Heatran. Quindi non ci restano che solo due missioni da completare per altre due lastre e poi vedere il da farsi. Ci sarà sicuramente altro da fare, altri leggendari da catturare, e la squadra in questo momento non è affatto la squadra che in genere vado in giro, ma sto completando le tasks del Pokédex oltre che il Pokédex stesso, e questo è ciò che ho trovato nelle distorsioni: Electivar, Scizor, Raichu, Snover, no, e Pikachu. Ma perché non provare un team diverso per una volta? Regigigas e Cresselia sono le prossime missioni da fare. Cresselia voglio tenermela come dessert, quindi andiamo a Ghiacciai Candidi. Più precisamente andiamo al Tempio di Punta Neve, ma bisogna passare per il Campo Perla. Abbiamo la missione di Perula proprio. Attenzione, perché la missione di Perula? Che succede? Link, ripeteci il capo. Ho trovato una cosa a dir poco preziosa, preziosissimo oserei dire, ed ero giusto diretto a mostrartela. Sei curioso, vero? Una stella nella pelle, vuoi metterci le mani a tutti i costi, eh? Vediamo cos'è. Non ti biasimo, dubito che ci sia anche una sola persona in tutta la vastissima Hisui che non farebbe carte false per un tesoro come questo. Ok. C'è una cosa da fare prima di poter avere questo tesoro. Lottare? Già, ok. Lottiamo allora. Però non so, il team che ho è molto particolare. Ha suonato il flauto per calmarsi o... Ok, tutto Pokémon diventati imbattibili. Avrà Glaceon, Eevee? Probabilmente. Ah, le tre Evolution, bene. Oddio, non sono proprio svantaggiato, solo contro Flareon. Acciaio contro Folletto dovrei essere tranquillo. Metal testata, che potrebbe fallire se non... No, precisione 100 l'hanno messo. Non era precisione 100. O era... No, flinciava. Poteva far flinciare, ma era precisione 100? Non ricordo la precisione, se era 100 anche negli altri giochi. Non la uso dalla quarta generazione. L'unica volta che l'ho usata con Giraci, tra l'altro. Quindi pensa un po'. Va bene, resisto al fuoco. Te pareva però, eh. Andiamo su... questo. Ah, 32 fatto potente, vabbè dai. Oddio, qua i livelli, ragazzi, sono molto strani a dire il vero, eh. Un Pokémon di livello 30 può perdere contro un Pokémon di livello 5, per dire, in questo gioco. Guarda, dall'assederamento potrei guarire con una mossa fuoco. Non contro Flareon però... Madonna, sto cursore messo a cavolo di cane proprio. Ma il problema è che dopo, se sconfiggi quello a fianco, ti va automaticamente su quello vicino. È un po' fatto male, eh. Dovrebbe riportarti il puntatore a quello iniziale, visto che in teoria è lì il target. Però vabbè, diciamo che va bene pure così, dai. Non lamentiamoci sempre. Anche se questo gioco di lamentarsi ce ne sono tutte quante le ragioni. Comunque, ora sono curioso di sapere però qual è questo tesoro, Perula. Così poi posso andare a fare gli altri due leggendari che mi mancano. Dimmi un po', Link, secondo te al mondo ci sono persone più forti di te con Pokémon più forti dei tuoi? Beh, immagino che stia a me scoprirlo viaggiando, non trovi? In ogni caso tieni, ecco il tesoro di cui parlavo. Splendisferoide? Grande cristallo... vabbè, me lo immaginavo. Grande cristallo scintillante che, se usato su Palkia, lo riempie di energia e gli permette di cambiare forma. Ah, quindi se vado dal team... Diamante mi danno... Splendi... No,
Adamantisfera, una cosa del genere, non so come la possono chiamare. Pare che fosse legato al sommo sino, cioè no, al sommo Palkia. Ora che il sommo Palkia è insieme a te, ti affido lo splendisferoide, se riesco a leggere. Grazie Link, grazie di tutto. Richiesta 90, wow. Pezzo cometa per 3, questi fanno fare soldi, pezzi cometa. Ad ogni modo io... Ma sapete cosa? Allora... Ecco, ho trovato il modo di fare le cose fatte bene. Allora, andiamo ora a prendere Regigigas, poi andiamo dal Team Diamante e poi andiamo da Cresselia. Mamma mia, ragazzi. Così si fanno le cose fatte bene. Ora però, a dire il vero, bisogna vedere se l'entrata è sbloccata, quella che era chiusa l'altra volta. Che altro non è che l'entrata per Regigigas. Oh, che posto cupo che incute terrore. Non rotolare, non rotolare. Ti vede lo stesso, ti vede. È inutile. Allora, era qui, giusto? Sì. Attenzione. Io sono levato per aria, va bene. Occlusione non esiste. Oh, Link, che ci fai qui? Ah, lo so io. Sei venuto per scoprire i segreti del Tempio di Puntaneve. Me lo dicono i miei poteri di chiaroveggenza. Ma com'è che sei sempre invischiato nelle faccende più astruse, tu? Senti qui. Pare che oltre questa porta dorma il Pokémon che trainò le terre del sud. Ah. In effetti sì, vi è detto che Regigigas trainò i continenti con delle funi. Ma quindi le terre del sud ci dicono qui. Va bene, interessante. Le abbiamo provate tutte, ma non c'è assolutamente modo di aprirla. La lastra pietra, la lastra ferro e la lastra gelo che hai con te reagiscono alla porta. Ma pensa un po' se non catturavo prima Heatran. Pensa un po'. Loro due sono andati via. Ok. Quindi vado da solo. Oh. Che ci sia un altro puzzle come... No, però questi punti qui, criptici... Niente, è così, tanto per decorazione. Ok. Ah, ci sono i Pokémon qui. Ok, posso anche evitarli, credo, no? Sì, posso evitarli, bene. Meglio evitarli che no combattere inutilmente e prenderci le botte. Ok, andiamo per la nostra... Eccolo! Wow. Allora, già stavano qui. Che è quel coso enorme? È un Pokémon, stando ai miei poteri di chiaroveggenza. Ma è giusto definire Pokémon Regigigas o qualsiasi leggendario in particolare? Sì, è un Pokémon! L'ho visto muoversi con i miei poteri! Lo vedo anch'io muoversi, è qui vicino. Ok, battaglia in tempo reale o... No, ci devo parlare, mi sa. Il Regigigas selvatico non ingrana! Ma come? Non ci sono le abilità qui! Quindi ha comunque lento inizio, in qualche modo. Proprio dentro il suo essere. Bello! Lanciafiamme normale, ho paura di fargli brutto colpo. Se facevo potente andava in fin di vita. Bene, va bene, va bene. Io metto sempre in conto la perdita di un compagno durante queste sfide difficili. Cioè la perdita, insomma, che va KO. Non è una Nuzlocke. Tuonda, buono. Ovviamente l'ho missa. Ti pareva.
Aia. Bene. Bellissima tua onda, tra l'altro, che fa tipo una cupola dove viene paralizzato l'avversario. No, X e andiamo con le Ultra Ball. Vai, iniziamo. Vai, primo tentativo. Magari è scriptata. Non lo so. Scriptata nel senso un pochino più facile, non proprio scriptata che lo catturi alla prima ball. Il catch rate qui di tantissimi Pokémon è molto basso. Lastra ripristino? Ah! Certamente, è ovvio, in qualche modo deve tornare normale Arceus, no? Quello sì che era un Pokémon colossale. Sembrava un gigante partorito dalla terra stessa. Quindi è questo ciò che fate voi della squadra di ricerca, eh? Sarà interessante vedere il Pokédex completo e scoprire tutti i Pokémon che hai catturato. Concordo, non vedo l'ora di leggere le spiegazioni del nostro caro scienziato. Allora ciao, Link? Ci si diverte di nuovo alla prossima! Pensavo che fosse Damon a parlare, ma va bene. Oh, ok, un'ultima lastra. Quindi ora si va al campo del Team Diamante, si combatte contro Damon, si prende la sfera per far cambiare, o meglio, l'oggetto che serve a far cambiare forma a Dialga e poi si cattura anche Cresselia. Allora, Damon si trova vicino al Lago Valore? Praticamente in questa direzione? No, da tutt'altra parte. Ah, dovrebbe essere tipo da ste parti qua, ok. Vediamo un po'. Sì, eccolo qua, bene. Oh, chi si vede? Ottimo tempismo. Sai, ho trovato un tesoro. Scommetto che vuoi saperne di più. Beh, non che voglia fare misterioso. Già, sono molto curioso. Sapevo che l'avresti detto. È la curiosità che fa progredire la scienza, lo dice anche il vostro scienziato. Tuttavia, è un oggetto di altissimo valore. Non posso parlartene senza chiedere qualcosa in cambio. Mostrami la tua essenza. In altre parole, lotta con me. Va bene. Mi sa che la richiesta di Perula, la richiesta numero 90, era l'ultima. Questa è l'89. So perfettamente quanto tu sia forte. È proprio per questo che voglio affrontarti. Lo faccio per il Team Diamante. Buono. Bello, bello. Direi di cominciare con Leafeon. Facciamo lanciafiamme semplice. È più che sufficiente, buono. Vaporeon mi preoccupa un po'. Aia. Anche Umbreon dovrebbe preoccuparmi, non solo Vaporeon. Ora, Vaporeon facciamo una sciagura potente e poi Umbreon fa quello che deve fare. Neanche posso vedere i turni poi. Comunque sì, vabbè, si prende due turni a causa della tecnica potente. A meno che non sei un Pokémon che è tipo Aerodactyl, che è super iper veloce. Contro il buio. Ah, con la forbice X, va. Buio coleottero contro buio è super efficace. L'ho imparato per puro caso, a dire il vero, eh. Però almeno lo so. Imparato ovviamente tanti anni fa, quando giocavo la Lega di Rubino e Zaffiro. Bei tempi, spensierati. Quando potevi giocare 24 ore al giorno, neanche dormivi. Sei davvero una forza! Ecco, questo è il tesoro di cui ti parlavo. Adama Sferoide. Bellissimo nome. Sferoide, poi. Cristallo. Grande cristallo scintillante, appunto, che se usato su Dialga lo riempie di energia e gli permette di cambiare forma. Apparteneva a mio nonno. Stando a lui è un oggetto importantissimo che ha a che fare niente meno che con il sommo Scusa, intendevo dire sommo Dialga. Quindi vuol dire che sei tu il più adatto ad averlo, visto che hai catturato il sommo Dialga. E lascia che aggiunga un'ultima cosa. Sono davvero contento che sia stato tu a cadere dal cielo. Mi hai aiutato a capire meglio come comportarmi con i Pokémon, come affrontare il mondo.
Altri tre pezzi cometa, questi valgono un botto di soldi. Stupendo. Allora, adesso si va a catturare Cresselia. E poi a fine video cambio forma a Dialga e Palkia. L'ultima missione delle lastre e quindi anche di oggi è di catturare Cresselia. Bisogna prima parlare con Melio. Bisogna parlare con Melio perché è buggata. È molto strano. È l'aggiornamento 1.2 che la fa essere buggata, capite? È pericolosa. Il fatto è che parlare con Melio è opzionale prima di catturare Cresselia. Dubito che saprà rispondermi, ma per caso conosci un Pokémon chiamato Cresselia? Sì. Ah, sì? Beh, sei sempre riuscito a battermi in passato, anche se per pura fortuna. Immagino non ci sia molto da stupirsi se sai due o tre cose in fatto di Pokémon. Si racconta che Cresselia sia l'incarnazione della luna crescente. Le sue piume sono note anche come piume lunari, e si dice che chi dorme stringendole al petto faccia dei sogni meravigliosi. Per quanto mi riguarda, quel Cresselia è un vero e proprio incubo, altro che è apparso all'arena a Cogliluna costringendo Electrode, il re delle grotte, in persona a nascondersi. Sono così preoccupato per lui che non riesco a dormire la notte. Pensi di essere in grado di catturare Cresselia e ottenere una piuma lunare? Cattura quel Pokémon per il bene di Electrode. Comunque c'è da dire che Cresselia ha ottimi gusti. L'arena di Electrode è un gran bel posto. Non posso che approvare la sua scelta. Ok, meglio, come vuoi. Ok, ora calmiamoci tutti. No. Via. Via. Allora. Beh, quello è arrabbiatissimo. Allora, parliamo con Melio. Cattura quel Pokémon per il bene di Electrode. Ok, ha scelto ok. Ah, ma forse mi diceva di parlare con Melio prima di affrontare la sfida, quindi potevo magari andare direttamente a catturare Cresselia. Va bene. Io per sicurezza ci ho parlato un'altra volta. Ok, ho delle palle di fango, ma credo che possa fare tipo una rollatina vette e affrontarlo. Wow, 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 wow! Comandi invertiti, ok. Ok. Mamma mia, no, 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 no. Ah, accidenti. Non ci sto capendo nulla. Comandi invertiti. Eccolo! Santo cielo, santo cielo. Comandi invertiti da maledetti proprio, eh. Cresselia, sei un bel tipino, eh. Arrabbiatina, però stai calma. Tecnica rapida, vai, prenditi il turno, brava. Cresselia è solo femmina, quindi usiamo i pronomi giusti. E oggi se sbagli di pronome. No, ho fatto sciagura. Boh, che fortuna, che fortuna, che fortuna. Ok, beh, benissimo, benissimo, va bene, va bene, va bene. Electivire, vai. E Ultra Ball. Questa è tosta, mi sa. Mi converrebbe riportare in salute Typhlosion o provare Forbice X con Scizor. Tanto regge. Lo regge un Forbice X visto che ti pareva che mi stava l'attacco con la cortina di fumo. Faccio il vet, ci provo comunque. Potrei riuscirci.
potrei catturarlo anche a salute massima, a dire il vero, non è importante. A parte che vita verde conta come salute massima con le, ball, non importa. Non importa il livello di salute a quale ce l'hai. L'importante è il colore. Purtroppo. Infatti falso finale è un po' una mossa paracula. Eccolo qua. In realtà falso finale serve solo a non mandare KO il Pokémon se sei di livello tanto più alto. Ma nei nuovi giochi Pokémon è un po' inutile, specialmente qui. Lastra timore. A posto. Ok, devo leggere la lastra ripristino e la lastra timore. Oh, sorpresa, sorpresa, hai ottenuto una lastra, anziché una delle leggendarie piume lunari. Che Cresselia abbia ritenuto che non avessimo alcun bisogno di una delle sue piume? Ha dimostrato una certa abilità, non c'è che dire, ma è più che naturale, considerato che sei riuscito a tenere testa persino al grande Melio, un avversario temibile come te, è proprio ciò di cui io e il mio re abbiamo bisogno per diventare ancora più forti. Io credo che mi dirigerò a campo per spiegare a tutti quanto è avvenuto qui. Ok, le lastre connesse alle storie di cui ti ha parlato Noesis, torna a farle visite al suo eremo. Riordiniamo lo zaino e leggiamo lastra timore e lastra ripristino. Lastra ripristino è la prima, ovviamente. Il potere dei tre Pokémon blocca brevemente il tempo e lo spazio. Quindi... Ah, sì, i Pokémon dei laghi. Poi, lastra timore. Due generarono con un desiderio la materia e tre lo spirito, dando forma al mondo. È un po' come se Dialga e Palkia sono coloro che hanno creato indirettamente Giratina. Perché due generarono con un desiderio la materia e tre lo spirito. Quindi l'antimateria esiste perché c'è la materia. Ora non è che ne so molto di fisica, però... dovrebbe essere questo il concetto proprio base. Ok. Ad ogni modo. Torniamo da Noesis a questo punto. Eccoli qua. Insomma, diciamo che... non sono proprio il ritratto della bellezza. Stai buonino! Sì, ok, buono anche tu. Insomma, carini, eh? L'artwork è molto meglio, ho visto anche l'artwork ed è decisamente meglio di sta roba, eh. Ragazzi, non sono belli per niente, dai. Dai, non è... Oddio, forse Dialga il collare che ha attorno al corpo, un pochettino forse, ma... anche Palkia, però per il resto, ragazzi, sono brutti davvero, eh. Cioè, che mi rappresenta quella cosa? Uno scudo, quello che ha Dialga? E Palkia senza braccia? Potevano fare tipo centauro. Vabbè, comunque, non importa. È andata così. Bene, andiamo da Noesis e poi possiamo concludere l'episodio. Cioè, io per carità, a me non piacciono Dialga e Palkia. Poi se a voi piacciono, oh, ben venga. Però, personalmente, non li trovo belli. Signora Noesis, io ho completato la mia ricerca. Or dunque, sei riuscito a raccogliere tutte le lastre? Ma certamente. Non per niente Link è un prezioso membro della squadra di ricerca. Allora, che altro può dirci? Su via, ci servono altre informazioni sulle lastre. Presto! Se proprio volete saperne di più, portatemi tre pezzi di legno. Non uno di più, né uno di meno. Di legno? Sta forse dicendo che vi è una correlazione tra il legno e le lastre? No, meglio che non perdere tempo in futili domande. Ci penserà Link a trovare tutto il necessario. Vero, Link? È una vergogna per un mercante, ma ammetto di non avere legno con me al momento. Tu non hai niente in quella borsa con te al momento, te lo dico io. Tre pezzi di legno? Ne ho raccolto di legno, ma non credo di averne. Dunque, un legno dovrebbe essere... eccolo qua. Qua ogni volta che entrate e uscite dall'area respawna. Ah, il Pokémon che ti prende di mira. Bene, andiamo da Noesis ora. Però questi tre pezzi di legno... a che servono? Non mi viene in mente nulla.
Hai tre pezzi di legno, sì. Oh, ben fatto. Questo legno farò proprio a caso mio. Allora, ci dica qual è il segreto, forza! Cosa nascondono questi tre pezzi di legno? Segreto? E chi ha parlato di segreti? Mi servono per fabbricarmi un paio di taglieri nuovi, tutto qui. Dei taglieri? Ma a noi servono delle lastre, non dei taglieri! Certo che ne hai di pretese, scansa fatica come sei. Il povero Gincor della ditta Jingo deve avere una pazienza mai vista per lavorare con te. Link, invece, si è meritato una ricompensa per il suo duro lavoro. Lastra Spiritello, interessante. È una delle lastre che cercavamo! Chiedo venia, è proprio una delle lastre che cercavamo. Come, prego? Una lastra? Fammela vedere un attimo da bravo. Ah, hai proprio ragione, sembra proprio una delle lastre che state cercando voi due. Mi sembrava un po' strano che questo tagliere avesse dei caratteri incisi sul retro. E avevo come l'impressione che conferisse un sapore tutto particolare agli ingredienti che ci affettavo sopra. Forse è uno dei tanti misteriosi poteri di queste fantomatiche lastre, eh? Lei o fa la gnorri. O davvero non sa. Ma ora basta con queste ciance. Cosa avete intenzione di fare? Abbiamo messo insieme parecchie lastre, ma continua a sembrarmi che non ci siano tutte. E se provassimo ad andare al tempio dei Memordei? Lì ci sono le statue di Alga e Palkia. Non ne ho la certezza, ma potrebbero essere collegate in qualche modo alle lastre. Sì, ottima scusa per continuare a evitare il lavoro e andartene a spasso per rovine. Andate allora, su! Non si preoccupi, avevo già intenzione di togliere il disturbo. Al Tempio dei Memordei, allora. Ci vediamo lì, Link. Vai al Tempio dei Memordei, dunque. Sono curioso di vedere i prossimi sviluppi. Quali conoscenze tramanderanno alle persone del presente, le vestigie del passato? Non lo so, ma io leggo la lastra, se non le spiace. Lastra Spiritello, eccola qua, ovviamente è l'ultimo oggetto. L'essere originario è in ogni luogo. L'essere originario non è in alcun luogo. Effettivamente sì. Praticamente ti fanno dire è come Dio. C'è in tutti i luoghi e non è da nessuna parte perché non puoi vederlo. Però c'è. Devi avere fede. E noi abbiamo fede in Arceus? Lo scopriremo solo vivendo. Io vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Leggende Pokémon Arceus. In descrizione vi ricordo ovviamente che trovate il link per Instagram e anche il link per Telegram. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!